perché sono qui? Abbasso la miseria. Ah, adesso ricordo. Volevo dire che dopo abbasso la miseria non potevamo fare che abbasso la ricchezza. Perché per chi non lo sapesse la ricchezza, ma chi l'ha vista mai? La potrete vedere però con la Magnani, De Sica, Zora Piazza, Laura Gore, Garzolo, Gambino, Bottini. E poi c'è anche il solito ragazzino. Poi c'è anche un alleato americano. E poi in tanta ricchezza ci sono anch'io. Senza una lira. Vado a vendere questi oggetti e prendo un po' di denaro per sé, caro Bonifazio. E non ve la prendete con me? È proprio una disgrazia sta ricchezza. Lasciami tranquillo nell'oculo. Non profanare il cadavere. Guardate che bella tavola, eh? Io a sti pranzi mondani, se non c'ho le candele a tavola non mangio tranquilla. Bella, bella. Veramente, non so, mi sento tutta un'altra. Mettetela a sedere, ragazzi, accomodatevi, eh? Ah, ti porto sto piatto, tu. Pure la sorella si è data la gran vita. Passeggio in jeep con gli americani. Sei una diva del cinematografo. Ma non ve potreste picciare per affaracci vostri? Mica la parola rubati a voi, scusi, no? Il prezzo è di appena 2 milioni. Bella miseria. Oh, scusi tanto. È andata bene la partita, quanto pare. Una bellezza è stata, signora marchesa mia, una vera pacchia. Poi vedo, non per dire una scemenza, ma sembrava proprio che quel gioco lo conoscessi fin dall'infanzia. Che signori, questi suoi amici, hai visto? Si divertivano un frego a perdi quadrini. Che ne direbbe se ne ha un tratopalo sul muso da Sora Giovanna? No, 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 per amor di Dio, con quello non conviene esagerare, hai capito? Ah, stupida, parla, che ti ha detto il dottore? Ma dal dottore ci devi andare tu. Dalle metrocchi rotarde, il iato noder. Chissà dove l'avranno nascosto il malloppo dei bigliettoni, donne donne. Che disgrazia. Io devo dire che ho mangiato la foglia, sì, la verde foglia. Cioè che ho capito, caro Conte, che lei sta proprio senza una lira, sta spianato. Zeffira, dimmi, lo sai che in questa casa ci sono gli spiriti? Navido, Nicola, navido. Poi me l'ha fatto pure giocare, sì. E avrà perduto, Io? Le sono portata via una saccocciata dei soldi. Oddio, si è buttata a fiumi. Ma che fiumi? Tra un'ora lascerò per sempre la sua casa. Non le riconosco il diritto di occuparsi di cose che non la riguardano. Ah, ragazzi, io so Gioconda Perfetti e dei fringuelli come te me ne magno 20. Che porterà ad un conflitto di carattere internazionale, amico come sono delle più alte personalità italiane ed estere. Straniero io stesso, vi farò passare un brutto quarto d'ora. Via, dentro! Vuoi permettere, madame? Questa mi fa. 200.000 franchi, signore. E per chi sta lontano, c'è sto un po'. Banco, banco. Che bello, come sta? Ma che piacerava rivederla. Sono tanto contristata ad averla fatta attendere in vano, ma proprio ero tanto occupata stamattina. Come sta, signor Conte? Vattene, Don Nico, a guerra lo voglio alto, lungo e distinto, mi raccomando. Farò del mio meglio. Signor Conte, la complimento e la saluto. A te! A Sora Giovanna, che m'hanno messo l'uccelli sul cappello? Scansate, Randy. Vamo,